Buongiorno, benvenuti presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università di Porto. Si invita i signori ospiti a prendere posto. Tra pochi minuti avrà inizio la cerimonia per la Giornata Nazionale degli Alberi 2019. Buongiorno signore e signore, gentili ospiti, benvenuti. La cura e il rispetto degli alberi rappresentano da sempre il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo. Esistono numerosi documenti storici che testimoniano quanto fosse diffusa, già in antichità, la messa a dimora di nuove piantine in occasione di feste, ricorrenze e avvenimenti. In Italia, la prima festa dell'albero fu celebrata nel 1898 con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l'amore per la natura. Questa festa fu poi istituzionalizzata con la legge forestale del 1923. Una legge del 1992 prevede che ogni comune pianti un albero per ogni nuovo bambino nato e registrato all'anagrafe. Nel 2010 fu poi istituzionalizzata la Giornata Nazionale degli Alberi, da celebrare il 21 novembre di ogni anno, con la finalità di creare una coscienza ecologica nelle generazioni future, che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuovi e su scala globale. Diamo inizio alla Giornata Nazionale degli Alberi 2019, la banda della scuola Alfieri Garibaldi esegue l'inno nazionale. Prende ora la parola il comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, tenente colonnello Marcella Panelli. Buongiorno signore e signori, gentili ospiti, autorità militari, civili e religiose. Saluto e ringrazio il rappresentante del sindaco di Foggia. Un deferente saluto al nostro padre arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Pelvi, esprimendo senso di gratitudine per la sua presenza in questa celebrazione. Un caloroso ringraziamento al magnifico rettore dell'Università di Foggia, prorettore dell'Università di Foggia, professor Agostino Sevi, al direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente, professoressa Milena Sinigaglia, e al presidente del Circolo Gaia di Legambiente di Foggia, professor Giuseppe Maccione, per la preziosa collaborazione nell'attività di educazione ambientale svolta nelle scuole della città in preparazione di questa giornata. Grazie al signor Luigi Frattolino dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali per il dono degli alberi da mettere a dimora in questa giornata. Benvenuti ai signori dirigenti, insegnanti e alunni degli istituti scolastici Notarangelo Rosati, Alfieri Garibaldi,
De Santis e Pio XII. Grazie di questo abbraccio ideale a noi carabinieri forestali nella giornata nazionale dell'albero. Piantare un albero è uno dei gesti più semplici, ma anche più nobili che si possano compiere. È un gesto che dà la possibilità alla terra di esprimere la sua forza vitale. L'inizio di un percorso di vita che arricchisce il nostro pianeta con i frutti e le materie prime, ma soprattutto col respiro, che sarà anche il nostro respiro. Oggi, in questa ricorrenza, ricordiamo che dagli alberi dipende il futuro del nostro pianeta, che degli alberi non possiamo fare a meno se vogliamo affrontare l'emergenza climatica. Mai, come in questi tempi, è vero che dietro la vita degli alberi c'è la vita degli esseri umani. In un momento in cui le conseguenze del cambiamento climatico sono evidenti, la risorsa albero è determinante per affrontare con soluzioni naturali il riscaldamento globale. Mi fa piacere che quest'anno sia accanto a noi anche il mondo accademico della città di Foggia e la facoltà di agraria, perché solo dalla ricerca scientifica pervengono le soluzioni per incrementare la superficie boschiva totale senza intaccare le aree urbane e quelle destinate all'agricoltura, per aumentare la resilienza delle città rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici con la creazione di foreste urbane, orizzontali e verticali. Solo dalla ricerca discendono le migliori strategie per disincentivare la deforestazione e incrementare la ricrescita forestale e, in ultima analisi, per migliorare la salute della popolazione. Ricordiamo però che gli alberi sono esseri viventi e come tali necessitano di essere curati, protetti, aiutati a crescere, proprio come facciamo noi con voi, bambini e ragazzi. È appunto questo il compito dei carabinieri forestali: evitare che nessuno, volontariamente o involontariamente, possa danneggiare o distruggere l'ambiente in cui viviamo. Garantire la sicurezza di una foresta, di un ecosistema, di un habitat, di un albero, significa garantire l'uomo, la sua salute e quella del pianeta. Concludo dicendo che se noi carabinieri forestali siamo chiamati a proteggere gli alberi, e a voi ragazzi che spetta il compito più importante, quello di instillare nella terra la scintilla della vita che nelle vostre giovani mani è custodita nelle forme più potenti e sacre. Grazie, grazie, un grazie circolare per questo afflato di affetto e partecipazione al nostro operato, che ci ripaga delle diurne difficoltà in cui operiamo per la tutela del patrimonio forestale e agrario. Grazie ancora. Prende ora la parola l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Foggia, avvocato Claudia Lioia. Grazie, buongiorno. Io porto il saluto del sindaco Franco Landella, non presente purtroppo perché impegnato nell'Assemblea Nazionale ANCI, ma assolutamente presente con l'affetto, con il cuore, partecipe a questa iniziativa che noi condividiamo e portiamo avanti. Io in particolare sono a conoscenza che nelle scuole si ha grande cura del verde, grande attenzione del verde come abitudine al rispetto. E le scuole lavorano molto, stanno
diventando green sulla scia dell'esempio dell'Università di Foggia, che è stata la prima ad adottare il programma Praxis Free, e noi stiamo cercando di seguire i buoni esempi, le buone pratiche. Ma anche devo rilevare che la cura del verde, il rispetto, è diventato elemento fondante anche di tutti quei progetti che riguardano la rigenerazione urbana, che riguardano il combattere, lo sconfiggere la povertà educativa. In ogni progetto noi abbiamo dei laboratori, degli orti botanici che vengono istituiti nelle scuole, quindi grande attenzione anche da parte dell'amministrazione comunale al verde, da parte, in particolare da parte dell'assessorato alla pubblica istruzione, come momento di crescita e di rispetto verso il mondo che dobbiamo proteggere. Grazie a tutti. Prende ora la parola il proiettore dell'Università di Foggia, professor Agostino Sevi. Grazie, benvenuti anche a nome dell'Università di Foggia. Rappresento il rettore, che non è qui presente perché è un'assemblea nazionale dei rettori delle università italiane a Roma. Lo rappresento con molto orgoglio e con molto piacere, essendo io un docente afferente a questo dipartimento. Permettetemi brevemente di ringraziare il comandante Fanelli, che ha accolto la nostra proposta di tenere qui questa festa, questa giornata nazionale dell'albero, e un ringraziamento anche alla professoressa Milena Sinigaglia, che parimenti si è messa subito a disposizione il nostro direttore di dipartimento. Brevissimamente, l'università è sempre stata, come dire, la massima istituzione nel campo della creazione e diffusione della conoscenza. Ma da qualche tempo è stato assegnato all'università anche un ulteriore compito, quello di trasmettere al territorio la conoscenza e di farsi portavoce attraverso l'impegno e la promozione sociale di valori positivi. Certamente la tutela del verde, la tutela della natura, la rigenerazione della natura, perché vedo nella piantumazione degli alberi, di ogni singolo albero, un modo per rigenerare l'ambiente nel quale viviamo, è un valore positivo, del quale l'università si fa portavoce modestamente ma con molta convinzione riguardo a tutto il territorio. E quindi benvenuti a tutti, siamo davvero lieti di avervi tutti qua, ragazzi giovani, docenti, forze dell'ordine, arcivescovo, e quindi davvero sarà una gran bella festa. Grazie a tutti. Prende ora la parola il direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, professoressa Milena Sinigaglia. Buongiorno e benvenuti. È per me un onore e una gioia che questa sia la prima festa dell'inizio del mio mandato. Ringrazio ovviamente il comandante, ma tutto il corpo dei Carabinieri Forestali, Lega Ambiente, che ci ha affiancato ci ha portato a questo momento, che diciamo adesso è solo la conclusione, perché nei giorni scorsi, e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare i docenti che si sono messi a disposizione di questo evento per mostrare ai ragazzi piccole sperimentazioni, ma che servono appunto a capire l'importanza che gli alberi hanno nella nostra vita. Quindi veramente è un momento per me estremamente emozionante. Grazie al personale tecnico che anche si è messo a disposizione. Ringrazio il professor Sevi, che nonostante si sia allargato nel mio mandato, ha dato lui la disponibilità. È stata sua l'idea di ospitare questo momento bellissimo. Chiudo con quello che vorrei che diventasse il motto di questa giornata e di quelle future,
con una frase di Confucio che dice: il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa, il secondo momento migliore è proprio adesso. Grazie. Prende ora la parola il presidente del Circolo Gaia Lega Ambiente di Foggia, professor Giuseppe Maccione. Grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio l'Università, ringrazio tutti i presenti, l'Università per quel percorso formativo che abbiamo fatto insieme alle classi, che finalmente ha reso possibile interpretare alcuni aspetti, alcuni fenomeni. Parlo della CO2, che resta questo mistero, molte volte si racconta dappertutto il riscaldamento del pianeta della CO2, con dei percorsi formativi adesso e degli esperimenti abbiamo reso possibile, abbiamo fatto interpretare e capire ai nostri alunni il vero significato di questo fenomeno. Ma andiamo a noi, siamo felici e orgogliosi di essere stati in tanti istituti e in tante classi insieme alle guardie forestali, un'azione combinata di sensibilizzazione e di conoscenza. Devo salutare anche i ragazzi dello SPRAR, sono ragazzi che vengono da altri mondi, dalla guerra, che collaborano con noi, e quando anche loro faranno un'attività di piantumazione nei prossimi giorni. Quindi saluto questo per mostrare che hanno anche delle sensibilità e si affacciano anche a questo nuovo mondo, vogliono essere inseriti in questo contesto sociale. Che dire, i ragazzi hanno messo ultimamente sotto la luce di ingrandimento tutte le problematiche ambientali, manifestano e noi cogliamo questa occasione e cogliamo i loro significativi interventi, perché non è più possibile negare questo rapporto tra cambiamento climatico e le attività umane. E quindi la necessità di avere quella economia circolare che tanto viene decantata ma tanto disattesa, che porterebbe senz'altro anche a modelli innovativi di sviluppo, il che mi fa il paio con evitare anche i coreati, perché molte volte un'industria obsoleta è spesso oggetto e causa di inquinamenti e di reati ambientali. Qui mi rifaccio al nostro rapporto di ecomafie, e il territorio di Foggia contribuisce significativamente a dare dati negativi su quelle tabelle che sono indicate in quel rapporto. Che cosa curarci? È difficile piantare un albero. Abbiamo provato che è difficile piantare un albero perché bisogna invertire una logica di spreco di suolo, bisogna modificare il modello, bisogna recuperare i suoli. Il prossimo piano regolatore, il prossimo PUC che vede il Comune impegnato, spero che si adoperi affinché una vera cintura verde avvolga il nostro tessuto urbano, tanto augurato, perché ci proietterebbe ad essere anche un modello di città che oggi è solo modello dei paesi nordici. Però pensare a lungo termine, pensare a un futuro anche con molte difficoltà non è, ci fa ben sperare, per cui cogliamo l'occasione quest'oggi di ringraziare tutti. Continueremo con i nostri percorsi formativi in quella coerenza di conoscenze, comportamenti e valori, spesso in cortocircuito, specie tra conoscenze e valori. Grazie a voi. Dopo un messaggio di saluto, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Foggia Bovino procederà alla benedizione dei presenti e delle piantine che verranno messe a dimora. Bene, solo un pensiero. Chi vuole bene alla natura vuole bene anche alle persone.
chi non è rispettoso verso gli altri non rispetta neppure la natura. Tutti quelli che sono intervenuti hanno parlato di piantare l'albero. Io mi soffermo su un aspetto relativo al piantare l'albero. Ragazzi, per piantare l'albero non lo si può piantare stando in piedi. Per piantare l'albero bisogna piegarsi, guardare verso la terra, pensare alla terra come a una madre che ci dà il frutto di un seme che noi poniamo in essa. L'azione di piegarsi è un'azione nobile e bellissima. Chi si piega per piantare un albero sa piegarsi anche verso gli altri. Il gesto di umiltà verso la terra dipende dalla capacità di essere accoglienti, semplici e umili nei rapporti reciproci. La terra la stiamo distruggendo, non è più la casa comune, perché noi non siamo più una comunità umana. La sensibilità che cresce nella reciprocità diventerà il segreto per continuare a piantare alberi e rispettare la natura, che è nostra madre, oltre che nostra amica e sorella. Allora vi lascio questo messaggio. I contadini sono coloro che si piegano verso la terra e sono le persone più umili e più semplici. Sanno anche, quindi, piegarsi verso gli altri. Educarsi a piegarsi verso gli altri rende capaci di piantare un albero. Piantare un albero fa crescere la consapevolezza dell'importanza di piegarsi verso gli altri. Se siamo pieni di rispetto, pieni di ossequio, pieni di verità e di bontà verso gli altri, la natura certamente sarà amata. Ma finché non ci ameremo tra di noi e ci rispetteremo, anche le iniziative come quella di questa mattina servirà a ben poco. Perché l'uomo ecologico è l'uomo sociale. L'uomo sociale rende ecologica tutta la vita. Ecco, questo è il mio messaggio e vi auguro ogni bene. Si dà ora lettura della preghiera a San Giovanni Gualberto. Preghiera del forestale. O Signore, che con la tua grazia illumina le nostre menti, i nostri cuori, aiutaci ad accrescere ogni giorno la nostra speranza. La vita ci ha posti al servizio del paese per la conservazione, la cura, la difesa delle cose più belle del creato: gli alberi, gli animali, le acque, le montagne che tu ci hai donato a beneficio dell'uomo. Rendici, o Signore, più consapevoli di questo privilegiato impegno e mantienici adesso pienamente fedeli. E tu, San Giovanni Gualberto, nostro patrono e maestro, guidaci per il sentiero della vita che porta alla carità cristiana e alla solidarietà civile. Aiutaci a comprendere sempre più le opere del Creatore e i legami che uniscono tra loro le sue creature, in modo che anche la nostra fatica si svolga sempre in armonia con il disegno divino. Così sia.
si invitano i presenti a seguire la messa a dimora dei giovani alberi a coronamento della giornata. Si invita inoltre un alunno per ogni classe a ritirare nell'apposito spazio una piantina da curare e mettere a dimora, gentilmente donata dalla Rete di Foggia.